Buongiorno, buongiorno a tutti. Saluto ovviamente tutti i presenti, sia qui in aula che chi è collegato da remoto. E in maniera particolare do il benvenuto e saluto il presidente del consiglio di amministrazione della FORM, l'avvocato Fabrizio del Gobbo. Credo che sia collegato il consulente artistico, il maestro Vincenzo De Vivo. E saluto anche Cristiano Veroli, che è appunto qui, Veroli, che è qui accanto a me. E oggi è una giornata sicuramente importante perché presentiamo qui in regione un programma che è appunto Le Vie di San Francesco nelle Marche, che viene proprio considerato un vero e proprio itinerario musicale. E innanzitutto da parte mia i complimenti per la qualità di questa proposta progettuale, ovviamente i complimenti alla FORM, che è sempre di più per noi un punto di riferimento per quello che riguarda l'aspetto musicale e ovviamente il tema scelto. Quindi ricordare sicuramente San Francesco, il fatto che sia stato proprio nei nostri territori, quindi sia venuto appunto nelle Marche, e abbia lasciato anche tracce significative della sua presenza. E quindi ecco, sicuramente dicevo un programma molto molto ricco. Mi è fatto molto piacere il fatto innanzitutto che questo programma va a toccare alcuni teatri storici del nostro territorio, ma che si rivolge anche ai giovani, quindi porta la musica, il linguaggio, se vogliamo, della musica alle giovani generazioni, quindi proprio nelle scuole. Tra l'altro questo lo fa con un racconto musicale specifico, che è appunto Francesco, il lupo e gli altri animali, proprio per sicuramente cercare il più possibile di avvicinare i giovani, sin dalle giovani generazioni, all'arte della musica e anche sicuramente a scoprire questo importante santo che, come dicevo, appunto, ha lasciato delle tracce nel nostro territorio. Infatti nel 1208 si attesta che sia venuto in maniera particolare appunto a Fabriano e poi abbia continuato il suo percorso toccando ad esempio la Marca Anconetana, la Marca Fermana, il Ascoli Piceno e anche il Montefeltro, quindi se vogliamo un po' la nostra regione a 360 gradi. Sicuramente ecco, i miei complimenti, ripeto, vanno alla FORM, al grande lavoro che stanno facendo, il nuovo CDA che si è insediato, e grazie ovviamente anche alla consulenza del maestro, soprattutto perché stanno cercando proprio di diffondere in maniera particolare la cultura musicale e la formazione proprio nelle scuole. Ho visto insomma un programma anche particolarmente ricco, molto variegato, perché andiamo da linguaggi antichi a dei linguaggi sicuramente più contemporanei, ma quello che mi fa piacere forse sottolineare è proprio il linguaggio, è proprio il messaggio che cerca, credo, con questo progetto di voler trasmettere, cioè il fatto che ogni creatura merita considerazione e amore. Ed è questo anche un po' il significato dell'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si', proprio dove lui ci invita alla salvezza del pianeta prendendosi proprio cura del creato. Quindi un tema molto, molto bello e molto significativo. Concludo ovviamente ringraziando innanzitutto la FORM e tutti gli orchestrali per il grande lavoro che stanno facendo e per cercare sempre di più di coinvolgere il territorio marchigiano. Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sarò breve nel mio intervento. Sono presidente della FORM, eletto recentemente alla fine di maggio, inizio giugno, e insieme ai miei
colleghi, il consiglio d'amministrazione, diciamo, da subito ci è stato presentato questo progetto che nasceva un po' prima di quando ci siamo insediati. Non entro nel dettaglio artistico, perché poi ne parlerà Vincenzo, che sicuramente ha maggior competenza, Vincenzo Devi, un nostro consulente. Diciamo che questo progetto speciale sulle vie di San Francesco, nelle Marche, si inserisce in quella che è comunque la programmazione ordinaria, no, dell'orchestra, nella produzione ordinaria dell'orchestra, come progetto speciale, come con un rilievo particolare proprio nel ricorrere di questi anni di celebrazioni francescane, che ci accompagneranno e credo anche a noi progettualmente come FORM per altri 4 anni fino al 2006. Fino al 2026. Cos'è una ICO e cos'è la FORM? La ICO è un'istituzione concertistico orchestrale, la FORM è una delle 13 ICO, no? Riconosciute dal Ministero, e parlavo prima, dice, mi piace pensare che in senso metaforico anche questo progetto in senso metaforico rappresenta quello che è il servizio che fa una ICO, la nostra ICO, la nostra orchestra regionale, al territorio e per il territorio, cioè radicarsi in ogni possibile luogo dove è possibile far musica e trasferire appunto un'idea di bello che è necessariamente la musica. Non solo nella sua produzione, come dire, sinfonica o di appoggio nelle produzioni liriche, ma soprattutto la cosa più bella, insomma, che viene espressa è nella sua attività di formazione all'interno delle scuole, che sono il nostro futuro pubblico, quindi diffondere e promuovere la cultura musicale. Quello che è il nostro auspicio e quello che è il nostro intendimento è che proprio su questo progetto riusciremo a portare fuori anche questo stesso progetto appunto sulle vie francescane, anche collaborando con altre regioni, cioè portandolo verso l'Umbria, verso la Toscana in prospettiva, anzi già ci stiamo muovendo in questo senso, come dire, ottemperando a quelli che sono i nostri scopi sociali, cioè diffondere la musica, entrare nel territorio, promuovere la conoscenza della musica e soprattutto con la nostra attività fare in modo che le risorse che ci vengono dagli enti locali, cioè gli enti territoriali locali che sono la regione, i nostri comuni, vengano implementate, aumentate attraverso risorse che ci possono venire dal centro. Quindi. Grazie. E allora, se è collegato il maestro De Vivo, lascerei ovviamente a lui la parola. Non mi sembra. La regia ci dice qualcosa? Non c'è. È collegato. Al momento non è collegato. Bene, grazie. Allora magari lasciamo la parola a Cristiano Beroli, così almeno ci illustra più nel dettaglio il programma. Grazie. Sì, in attesa che il maestro Di Vivo si colleghi, perché era impegnato in questo momento, posso illustrare brevemente io. Si tratta di quattro programmi, quattro appuntamenti, con un'anteprima che c'è già stata ad Osimo, il 25, che ha avuto grande successo, l'anteprima quello che sarebbe il secondo programma, e cioè, come diceva l'assessore, l'esecuzione di un'opera commissionata dalla Forna, al compositore Marco Taraldi, appunto Pirino, il lupo e altri animali, che è sulla falsariga, ma non diciamo non come ispirazione diretta, ma come concetto, ecco, diciamo così, sulla falsariga di Pierino e il lupo di Prokofiev, il compositore ha immaginato un Francesco e il lupo, quindi un melologo, con anche qui la presentazione delle voci degli animali che vengono imitate dall'orchestra, una cosa molto molto carina, ho personalmente assistito, ed è un'opera veramente molto fresca, molto divertente, con un attore
molto bravo, un giovane attore veramente straordinario nel saper coinvolgere anche il pubblico, seguita dalla suite Gli Uccelli di Respighi, che è una suite proprio incentrata sugli animali in musica. Respighi fa parte di quella generazione, cosiddetta generazione dell'80 dei compositori, insieme a Malipiero, insieme a Pizzetti, eccetera, che si riproponevano appunto di rivitalizzare in forma moderna tutto il repertorio italiano pre-classico addirittura. Infatti sono soprattutto composizioni barocche o tardo-settecentesche, considerato un patrimonio fondamentale della cultura italiana, che rischiava un pochino in quel periodo, siamo nei primi decenni del Novecento, rischiava di essere un po' soffocato soprattutto dal melodramma verista. Per cui ecco, abbiamo voluto associare questa nuova composizione di Marco Taralli ad un classico, insomma, della letteratura musicale italiana, che ovviamente ha a che fare con il discorso di San Francesco, perché è incentrato appunto sugli uccelli, quindi il cucù, la colomba, eccetera, eccetera. E questo programma appunto è stata un'anteprima aperta per il pubblico, una prova generale, verrà poi replicato in chiusura del festival, diciamo così, lo chiamiamo festival, perché a tutti in effetti è in qualche modo un progetto festival, e in chiusura verrà riproposto il 12 dicembre al Teatro di Mogliano come concerto di Natale, quindi avrà poi dopo un appuntamento pubblico. Nel frattempo questo programma circuiterà in tantissime scuole delle Marche ed anche al di fuori delle Marche. Andremo a Salleo, andremo a Chieti, quindi anche qui regioni, l'Emilia Romagna e l'Abruzzo, che sono state ovviamente toccate dal francescanesimo, ovviamente quale regione non lo è, però in particolare queste regioni, e quindi abbiamo voluto stringere rapporti anche extraregionali, perché ci sembrava insomma giusto estendere, e abbiamo avuto una risposta di grande entusiasmo, devo dire. E questo per quanto riguarda il secondo programma, perché il primo programma ufficiale, cioè l'apertura del festival, è appunto l'appuntamento di domenica 29 ottobre a Fabriano, apertura ufficiale del festival a Fabriano, con davvero un grande programma. Ecco, qui abbiamo l'esecuzione della suite Nobilissima Visione di Paul Hindemith, scusate perché è tedesco, Paul Hindemith. Un brano, è una suite tratta da un balletto che il compositore scrisse insieme al grande coreografo Leonid Massin quando si trovarono al Maggio Musicale Fiorentino. E passando per le vie di Firenze entrarono, anzi prima entrò Hindemith, poi chiamò Leonid Massin dentro Santa Croce, e fu folgorato dagli affreschi giotteschi nella Cappella Bardi, che raffigurano appunto alcune storie di San Francesco. Da qui nacque questo balletto, un'azione coreografica in 6 quadri in realtà, e dal titolo Nobilissima Visione, da cui poi Hindemith trasse una suite in 3 movimenti che condensa in qualche modo il percorso, la vita di San Francesco, che nel balletto ovviamente è trattata in forma di azione coreografica, ma le musiche scritte da Hindemith sono state da lui stesso poi dopo condensate e riorganizzate in forma di suite. Per la Filarmonica Marchigiana è un debutto, perché è un'opera che non abbiamo mai eseguito, quindi la stiamo studiando proprio ieri e questa sera con un grandissimo direttore di livello internazionale, Balázs Kocsár, che è il sovrintendente della Hungarian State Opera, per cui parliamo di un grande nome di livello internazionale, che si è trovato molto bene con l'orchestra, sta lavorando alacremente per poter preparare questo bel debutto. Non ci sarà solo Nobilissima Visione, ma ci sarà un classico della letteratura classica, scusate la tautologia, e cioè la Pastorale di Beethoven, che ovviamente abbiamo scelto perché il tema fondamentale di Francesco e che abbiamo voluto trattare in qualche modo in questo festival è il rapporto di Francesco con la natura.
E ovviamente in questo concerto, poiché Indemit nell'ultimo movimento soprattutto insiste proprio sulla nobilissima visione, sul cantico delle creature di Francesco, scrivendo appunto una passacaglia, cioè un intreccio, una fioritura sempre maggiore di intrecci polifonici su un tema dato, praticamente su un'antica forma medievale, che esprime proprio il fiorire delle creature sulla terra. Questa stessa cosa, a livello laico ovviamente, ma diciamo comunque a livello spirituale, l'ha espressa Beethoven, il quale rifondò praticamente il rapporto dell'uomo con la natura attraverso la sesta sinfonia, la sesta sinfonia pastorale, che egli compose tra l'altro andando proprio in cerca, in mezzo alla natura, come un esploratore antico, a differenza di quanto i musicisti precedenti facevano, che avevano un repertorio, insomma, di un formulario già fatto. Lui andò ad ascoltare, per quanto poverino sordo, già con una sordità avanzata, andò ad ascoltare proprio la natura in mezzo ai campi di Heiligenstadt. E quindi come un esploratore antico si fece allievo della natura. Ecco il rapporto, Francesco umile con i fratelli animali, Beethoven umilissimo con la sorella, diciamo così, tra virgolette, natura. Quindi il collegamento direi che è notevole. Questo per quanto riguarda il primo programma, il secondo l'abbiamo già esposto, e sulle orme dei giullari di Dio. Allora, questa è una, abbiamo due bellissimi concerti in ospitalità. Non ci sarà l'orchestra di eseguire questo concerto, ma ci sarà un gruppo italiano di livello internazionale tra i più accreditati per l'esecuzione della musica medievale, in questo caso laudi e sequenze del XIII e XIV secolo, francescane, ovviamente stiamo parlando del francescanesimo, e quindi avremo il gruppo, il Micrologus, con Patrizia Bovica al canto, arpa e buccina, tutti gli strumenti originali antichi. Quindi è un'occasione molto importante per conoscere la musica medievale al tempo di San Francesco. E Goffredo degli Esposti, flauto doppio, eccetera, eccetera, Gabriele Russo, Enea Sorini, e sotto il progetto il coordinamento musicologico di Francesco Zimei, che insomma è un nome, diciamo, molto molto noto e non ha bisogno di presentazione. E questo programma verrà eseguito in due monumenti fondamentali delle Marche: la chiesa di San Francesco ad Ascoli Piceno, sabato 4 novembre alle ore 19, e alla cattedrale di San Ciriaco in Ancona. Quindi per questo direi, Presidente, possiamo davvero ringraziare i frati minori di Ascoli Piceno, che sono stati gentilissimi, e direi Sua Eccellenza Monsignor Angelo Spina, che a seguito di un colloquio, di un primo incontro con il Presidente, si è detto entusiasta e ci ha dato l'appoggio assoluto per questo. Per cui, insomma, per gli anconetani un appuntamento da non perdere, un'occasione per anche per gli ascolani, ovviamente, adesso perché siamo in Ancona qui, ma in realtà, ecco, Ascoli e Ancona, abbiamo preso veramente due città importantissime delle Marche, quindi un appuntamento da non perdere. Chiudiamo a Fermo con un altro programma molto molto interessante. San Francesco è la vita e l'opera di San Francesco è stata fonte di ispirazione per tantissimi musicisti, tantissimi poeti, anche i nostri cantautori. E infatti questo è un viaggio da San Francesco alla canzone d'autore, con musiche che vanno da Alla Leona, scusate, è tanto difficile dire il nome di questo compositore, ci si intreccia sempre. Benissimo, Domenico Alla Leona, ecco, adesso l'ho detto bene. E, fino a Giuseppe Verdi, Passantino, passando per Marchetti, Filippo Marchetti, sempre per rimanere nelle Marche, e ovviamente abbiamo i nostri cantautori, alcuni dei più importanti, da Branduardi, Vecchioni, Venditti, e dimenticavo Rossini, quindi sì, abbiamo Rossini, insomma ce n'è veramente tanto. Ovviamente si tratta di rielaborazioni, quindi non musiche così come sono state scritte, ma rielaborazioni per un
per un gruppo di cantanti dell'Accademia d'Arte Lirica di Osimo, che ovviamente ringraziamo nella persona particolare del direttore artistico Vincenzo Di Vivo, e con arrangiamenti di Valeria Piccardi al pianoforte. Quindi ci sarà un pianoforte e quattro cantanti che faranno questo excursus, direi interessantissimo, sul lascito, l'eredità di Francesco nella canzone italiana. Ecco, io penso di aver finito, forse ecco, un ringraziamento doveroso, Presidente, va... si è collegato. Bene, allora termino. No, dicevo solo al... No, io l'unica cosa che devo abbandonare la... Sì. Bene. Ringrazio tutti per la partecipazione. Io non so solo io, ma vorrei ridire, perché non mi ricordo. La forma è l'ente, uno degli enti culturali, insomma, l'eccellenza delle Marche, che per prima ha avuto questo impulso, questa... iniziativa su queste celebrazioni francescane, auspicando che poi ci seguano anche gli altri, ed incentivare comunque questo percorso nei prossimi anni, perché appunto sarà per 4 anni le celebrazioni. Mi dispiace, devo andare via per motivi di lavoro. Grazie Assessore. Grazie Presidente, grazie ovviamente. E allora se c'è il collegamento con il maestro De Vivo, io gli lascerei la parola. Sì. Decisamente. Il maestro De Vivo era collegato, al momento si è scollegato. Allora forse posso terminare brevemente con alcuni ringraziamenti che non vorrei dimenticare. Intanto ringrazio davvero, oltre ai frati minori, devo ringraziare a nome della FORM e l'Ordine dei Frati Cappuccini, perché attraverso la persona fra Sergio Lorenzini è stato veramente una fonte importante per noi per fare questo bellissimo, credo siate d'accordo, questa bellissima pubblicazione curata dallo studio grafico Rosso di Grana, nella persona di Roberta Manzotti, che è qui presente, che ringrazio personalmente per essere venuta, perché ci hanno concesso le immagini bellissime che vedete qui raffigurate in questo libro. Li abbiamo contattati, anche loro si sono detti entusiasti del progetto, tra l'altro loro iniziano le celebrazioni per i 500 anni della fondazione dell'Ordine dei Cappuccini, sì. Quindi attraverso fra Sergio, che è stato gentilissimo, e anche un suo collaboratore, siamo riusciti a realizzare questo libro. Ecco, io direi, per quanto riguarda me, ho finito, non so se è riuscito nel frattempo Vincenzo a collegarsi. È collegato il maestro? No, non risulta collegato. Buongiorno. Non lo so, vogliamo fare? Perché? Sì, allora, diciamo che dal punto di vista... L'esposizione, diciamo, è stata molto... Umilmente mi sono permesso di sostituire il maestro. Ci mancherebbe. Sono segretario artistico, lui è in realtà è anche l'inventore del progetto, sì. Perché questo è importante dirlo, perché il progetto nasce proprio da un'idea di Vincenzo Di Vivo, che però evidentemente ha qualche problema. Esatto. Non so se ci sono domande da parte dei giornalisti presenti. Se non ci sono, ovviamente chiudiamo questa conferenza stampa e soprattutto, ecco, anzi, chiediamo aiuto alla stampa, che è sempre molto precisa e ci aiuta anche a diffondere il più possibile questo lavoro, di diciamo farsi promotrice, cercare appunto di coinvolgere più persone possibili, perché credo insomma che sia un programma che meriti assolutamente attenzione. Quindi grazie a tutti e buona giornata. Ovviamente era implicito, ma il ringraziamento fondamentale va proprio alla Regione Marche e in particolare all'assessore Biondi, che è stata veramente un appoggio fondamentale per la realizzazione di questo progetto. Per cui grazie davvero a nome di tutta la FORM, assessore.